Buongiorno amici, come state? Jacopo di Livida qui con voi, iscrivetevi al canale. Oggi vi voglio leggere un'email che mi ha mandato un reclutatore dalla Germania. Scusate, non ci voglio mettere il tripod e tutto quello che volete. Ve la leggo, la leggiamo insieme. Questa è una posizione per informatico, un C++, C++ Engineer. Quindi un tecnico, un programmatore C++ in Germania, Hesse. Il reclutatore dice che il suo market leading client ha una posizione aperta per un ingegnere, che poi, ricordatevi, engineer non vuol dire che è laureato in ingegneria, solo in Italia c'è sta cosa. Engineer vuol dire tecnico. Quindi un tecnico di C++ per unirsi con un contratto indeterminato. Il ruolo offre lavoro ibrido, ma i candidati devono essere residenti in Germania e in grado di frequentare regolarmente l'ufficio AS. Quindi sarà un misto 3 giorni da casa e 2 in ufficio. Questo è un ruolo in inglese, quindi non c'è la richiesta della lingua tedesca. I candidati devono avere almeno 4 anni di software engineering, di sviluppo software in C++, con un proven time served, possibilmente avendo lavorato nel signal processing, processamento dei segnali in un high performance computing environment. In questo ruolo lavorerai con Linux e CUDA per ottimizzare algoritmi complessi, incluso decompilare software e valutare le performance di algoritmi. Il cliente ha un ambiente bellissimo, un ottimo ambiente di testing e automazione e usa CMake, ma non lo so, mai sentito, e Git for CI. Se ci avete esperienza nella radio frequency è un benefit, ma non è essenziale. Presumo RF sia radio frequency. Potrei anche sbagliare. Stipendio all'incirca 85.000 euro, dipendente dalla esperienza. Mandami il curriculum se sei interessato, David. Quindi questo è un annuncio di lavoro per sviluppatori C++ in Germania. Direi che l'esperienza è tra i 5 e i 10 anni approssimativamente. Quindi non è una posizione particolarmente senior e lo stipendio è 85.000. Non so di preciso quanto siano in Germania. Proviamo a fare un Germany Salary Net Calculator. Ve lo faccio improvvisato così. Vediamo cosa esce con 85.000. Siamo a Essen. 85.000 annuali sono mensili 4.286. Ti tassano abbastanza anche in Germania. Quindi 4.200 euro al mese, programmatori C. Come lo vedete? Come vi pare uno stipendio così? Li abbiamo anche in Italia? Perché a me risulta che 80.000 in Italia li danno solo ai capi, degli amici, dei paraculo, dei super dirigenti. Non mi risulta che programmatori C in Italia prendano cifre che si avvicinino agli 85.000. Fatemi sapere nei commenti. Ci vediamo presto. Take it easy. Ciao.